15 settembre 2022, 15 settembre 2023. È trascorso un anno dall'alluvione che colpì e stravolse le province di Ancona e Pesaro Urbino, presentando il salatissimo conto di 13 morti, più di 50 feriti e 150 sfollati dalle proprie abitazioni, oltre a danni per milioni di euro. A pagare il prezzo più alto i territori senigalliesi, dove le esondazioni del Nevola e del Misa procurarono ben 13 morti. La tredicesima, Brunella Chiù, è stata ritrovata solo pochi giorni fa, dopo il test del DNA su un cadavere senza nome, seppellito nella lontana Vieste. 13 storie strazianti, come quella della figlia di Brunella, Noemi Bartolucci, morta ad appena 17 anni, una dei due minori deceduti nella calamità naturale. L'altro, il più piccolo, Mattia Luconi di San Lorenzo in Campo, morì ad appena 8 anni quando la furia delle acque lo strappò dalle mani della mamma Silvia. Un elenco di vittime che si allunga ad un altro padre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, e ai nomi di Fernando Livi, Diego Chiappetti, Mohamed Enagi, Erina Febi, Maria Luisa Sereni, Augusto Montesi, Michele Bonprezzi e Gino Petrolati. Vittime che saranno ricordate questa sera con una grande fiaccolata ad Ostra, la comunità che fu più colpita con 5 decessi. Storie di lutto, ma anche storie di ripartenza, come quella di Cantiano, il comune pesarese maggiormente messo in ginocchio dai danni strutturali, con ben 60 attività di impresa che furono chiuse dalla calamità. Una Cantiano che 12 mesi dopo ne ha viste risorgere 58, con le ultime due che riapriranno a giorni. Uno sforzo di tenacia dei cantianesi, frutto però di capitali propri e di tanti attestati di solidarietà, aspettando quei ristori che continuano a latitare o ad arrivare a rilento. Solidarietà che avrà un altro capitolo importante domani, sabato 16 settembre, quando in Piazza Luceoli, dalle 15 alle 22, si esibiranno 20 band musicali per l'evento Con il cuore nel fango. Il paese è ripartito, quindi abbiamo piacere di ritrovarsi come comunità, riportando a Cantiano un format che ha visto 30 band suonare per quei paesi che erano stati alluvionati. Quindi questo format Con il cuore nel fango tornerà da dove era partito, in maniera simbolica, quindi dalla piazza di Cantiano, da questa piazza alluvionata, da quelle foto che hanno contraddistinto e sono state no, l'immagine dell'alluvione dello scorso settembre. Quindi più di 20 band ritroveremo qui con uno spettacolo appunto offerto dall'amministrazione comunale per una giornata, ecco, di festa che possa, ecco, essere un'iniezione di fiducia e di rilancio del nostro paese.